Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Berini e sono un tecnico riparatore di strumenti a fiato. Benvenuti sul mio canale. Quello di cui voglio parlarvi oggi è la slaccatura del sassofono. Facendo un giro nei vari forum avrete trovato molte persone che parlano in favore della slaccatura del sassofono dicendo che dà grandi contributi acustici allo strumento, eccetera, eccetera. Io non sono qui a dirvi se il vostro strumento dopo slaccato suonerà meglio o peggio, quella è una questione individuale, dipende molto da quello che cercate voi in termini acustici di ottenere dal vostro sassofono. Quello che è certo è che la slaccatura è un processo irreversibile, una volta slaccato lo strumento non è più possibile tornare indietro e le modifiche acustiche che comunque ci sono, effettivamente è un dato oggettivo, non sono più reversibili. Il vostro strumento quindi è modificato per sempre. La slaccatura è un processo chimico. Diffidate da quelli che iniziano con grande spirito di sacrificio a tirare via con una paglietta o con della carta vetrata in maniera abrasiva la laccatura dello strumento. È un lavoro immenso ed è estremamente invasivo e danneggia in maniera irreparabile lo strumento, in quanto asporta anche grosse quantità di materiale dalla campana, dal fusto, dal chiver e dalle chiavi, anche se lì magari è meno importante per le questioni acustiche. Dicevo, la slaccatura è chimica, per cui gli strumenti vengono immersi in uno slaccante chimico, strumenti completamente smontati. Quello che uso io è uno slaccante a pH basico e la lacca viene via a seconda poi della casa produttrice. Per esempio la Yamaha usa una lacca nella serie professionale molto difficile da tirare via, la Selmer è più facile, se sono slaccati addirittura basta qualche volta l'acetone per tirare via la lacca. Si sono rilaccati, pardon. E questo è quanto sostanzialmente. È uno strumento, appunto, come in questo caso, la campana di un Super Action Serie 2, completamente slaccata chimicamente. A quel punto lo strumento è nudo. Vibra in maniera più libera, sicuramente, perché la lacca è un corpo plastico e quindi afono che riveste un corpo sonoro, tagliandone alcune frequenze. Questo è fisicamente e oggettivamente un dato. Poi ripeto, che l'effetto finale a voi piaccia o meno è una questione di gusti e di quello che ci dovete fare con il vostro strumento. Una volta slaccato, il mio strumento è molto delicato. L'ottone è un metallo, è una lega che si ossida. Ci sono due tipi di ossidazione per l'ottone. Una che è una sorta di ossidazione autopassivante, che è quella di questo kiver, sempre del serie 2. Quindi lo strumento non è più lucido, ha una patina opaca e che lo riveste completamente, ma non ha nessun segno di ossidazione che generi dei sali di rame. Il sale di rame è quello che viene volgarmente chiamato verde rame. Quando il vostro strumento slaccato inizia a presentare dei punti in cui vedete del sale di rame, quello è un ossido che va assolutamente eliminato, per cui uno strumento slaccato è chiaramente molto più delicato di uno strumento laccato. Un'altra cosa che mi viene chiesta molto spesso da quelli che hanno degli strumenti perfettamente laccati, come questo Super Action Serie 2 contralto, è come fare ad evitare che nelle punti solitamente di giunzione del kiver o della campana, eccetera, si formino quelle fioriture, dette così, volgarmente rossastre, che iniziano a interessare il loro strumento magari di 3, 4, 5 anni di vita. Purtroppo lì non si può fare nulla. Lì vuol dire che l'umidità è penetrata all'interno delle giunture, dove di solito vengono fatte le saldature, quindi sono i punti un pochino più deboli della laccatura. Il metallo sottostante ha iniziato ad ossidare e questo creerà pian piano lo staccamento della lacca. Il destino di tutti i sassofoni è di slaccarsi naturalmente, chiaramente a macchie e quant'altro. È una pratica che consiglio la slaccatura? Di solito no, di solito io cerco di capire se effettivamente uno è estremamente convinto di quello che sta facendo. Nel momento in cui un musicista è convinto, sa quello che vuole, non sono assolutamente contrario a quel punto alla slaccatura. L'importante è, come vi dicevo, che siate veramente convinti di quello che volete fare.
Spero di esservi stato utile. Ciao, grazie di avermi seguito e sentitevi liberi di condividere il video con amici, allievi, chiunque e se vi è piaciuto, un bel ok. Ci vediamo, ciao!